Torna l'Orient Healing, ma come non lo avete mai visto, torna con alcune novità che ne fanno in qualche modo uno sport nuovo e diverso. Lo scorso anno la Commissione Innovazione aveva presentato alcuni spunti dell'Orient Healing del futuro con l'introduzione di alcune specialità che rientrano comunque sotto l'egida FISO, la federazione che si occupa di questo sport, tra queste competizioni che sono completamente nuove. Andremo a scoprire appunto come si sono svolte queste gare. Si va in scena in Valle di Primiero, Trentino, per la precisione Imer. Ben trovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarietti, come sempre quando si parla dello sport dei boschi, qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova formula veramente bella e in piena natura con l'orienteering, l'adventure race in questo caso. In Primiero, in Trentino, dicevamo, quindi con tante novità, tante particolarità, ce le spiegherà poi in particolare il tracciatore Emiliano Corona, ma prima il direttore della PT San Martino Primiero, Manuel Corso. Il benvenuto del territorio ce lo dà come sempre Manuel Corso. Beh, è sempre un piacere dare il benvenuto agli atleti, agli accompagnatori, a tutti i partecipanti a questa manifestazione che oggi ci permette ancora una volta di mettere in mostra il nostro territorio, un territorio che al cospetto delle Pale di San Martino, il gruppo più esteso delle Dolomiti, dà la possibilità di vedere le Dolomiti, goderne facendo lo sport che piace di più. Questa manifestazione in particolare ci permette di far capire tutte le opportunità che ci sono sul territorio e oggi protagonista di questa manifestazione è il paese di Imer, che da sempre ha un DNA sportivo. Questi organizzatori quando chiamano voi rispondete sempre presente? Beh, avere un'organizzazione come GS Pavione che mette in campo questo tipo di iniziative per noi è importantissimo. Emiliano Corona è lui che ci spiega questo sport. Siamo all'interno del contesto FISO, ma qualcosa di diverso rispetto al solito. Sì, siamo all'interno del contesto FISO, però questo è un ride multisport, quindi tanti sport outdoor messi insieme. È una componente che manca nell'orienteering, quindi il fatto di concorrere in team, che dà un tocco in più, però sempre con una base di navigazione che è quella che noi orientisti conosciamo tutti. Quindi diversi sport, in questo caso si parlava di orienteering puro, ma poi anche mountain bike, corsa, tiro con l'arco e calata. Quindi una gara molto completa che metteva insieme parti più fisiche e parti più tecniche e parti più adrenaliniche. Tante parti, dunque, fisiche, tecniche, adrenaliniche, lo avete sentito dal tracciatore Emiliano Corona. Qui intanto si comincia con le accurate e importanti fasi di preparazione, la quiete prima della tempesta, una fase in cui molti staranno pensando di ritirarsi prima del grande massacro multisport condito da tante prove outdoor, no Pietro? Sì, tante prove, ricordiamo la sequenza, si parte con l'orienteering, poi si fa il trekking, la calata, veramente spettacolare, il tiro con l'arco e poi si chiude con la mountain bike. Ricordiamo che in questa gara è interessante perché poi alla fine non vince chi arriva prima sul traguardo, perché bisogna tener conto anche delle penalità che magari uno prende non facendo la calata, oppure degli abbuoni presi con il tiro con l'arco. Quindi qui c'è tanti preparativi perché poi gli atleti dovranno portare con sé e preparare tutta una serie di attrezzature che sono anche obbligatorie, soprattutto per la loro sicurezza. Cinzia e Vanna Bettega, abbiamo visto dunque una squadra al femminile, perché ci sono le squadre al femminile, al maschile e poi le squadre miste femminile. Prima qui vediamo quella al maschile, Alessio Manfrin e Flavio Michelon, Nirvana Adventure Team. Ci sono poi le coppie miste che gareggiano ovviamente e quindi ne vedremo delle belle prove, tra l'altro Pietro, di resistenza con una durata tra le 6 e le 10 ore a seconda di come si svolge la giornata. Mentre vediamo due dei grandi atleti attesi, questa coppia, sono due compagni nella vita, Barbara e Iure, i cognomi li lascio poi pronunciare a te. Perfetto. E no, dicevamo sì, grande resistenza e a un certo punto ci sono anche, diciamo così, dei barrage, perché se non si arriva a certi punti entro un tempo prestabilito, le coppie vengono fermate perché poi la gara andrebbe via all'infinito. Qua Laura Scaravonati, Fabiano Bettega, due grandi orientisti, li abbiamo visti tante volte. Bisogna dire che questo, al contrario dell'orienteering classico, che è uno sport diciamo per le famiglie, qua si
predilige diciamo la coppia, gli organizzatori o comunque chi si è occupato di creare questo format preferisce che ci sia l'abbinamento uomo-donna, quindi è una parità di genere, esatto, perfetta, non abbiamo esatto niente in contrario. Ad comunque organizzare questa gara, tra l'altro parlavi degli organizzatori, il GS Pavione, del presidente Adriano Bettega, sottolineiamo che qui di Bettega in primiero ce ne sono tanti, no? Abbiamo visto le ragazze, abbiamo visto già qualcun altro, qui intanto la fase di partenza di questa gara Orienteering Sprint in paese, la via dal campo sportivo di Imer, paese da sempre, come diceva anche Manuel Corso, direttore della PT, con un'anima outdoor e sportiva. Sì, diciamo che poi l'orienteering nella Valle di Primiero in particolare è di casa. Qua ci sono due realtà molto importanti, l'US Primiero e il GS Pavione, due realtà che all'occorrenza si uniscono anche per allestire eventi di portata nazionale, come è successo l'anno scorso al termine della pandemia, quando la FISO ha chiamato, queste due società hanno risposto. Sono partiti, qua c'è questa prima fase di orientamento classico in paese, quindi una scala differente, molto dettagliata. Ovviamente qua sono favoriti gli orientisti puri, dobbiamo dire, abbiamo parlato del GS Pavione, una trentina di volontari coinvolti, vengono coinvolti anche altre associazioni come l'associazione degli arcieri di Primiero e poi il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, perché sono impegnati poi lungo il percorso, ma soprattutto per garantire la sicurezza degli atleti, perché vedremo poi nella spettacolare calata che gli atleti devono essere assistiti. Multisport e multicollaborazione, se così si può dire, tanti, no? Certo. Le associazioni e i gruppi che si sono spesi per dar vita a questa gara, con un pavione, col GS Pavione, che era pronto già da tempo con questa nuova formula e già dallo scorso anno, ma neanche a dirlo, il Covid ovviamente ha bloccato tutto, quindi è stato necessario rimandare tutto quanto. Il sì tracciato è segnalato sul terreno, ma non è segnalato sul terreno, meglio, ma è indicato su carte topografiche che sono consegnate poco prima, no, agli atleti. Certo, poco prima, non sono carte commerciali, nel senso che non si trovano, non sono in vendita, non si trovano, ma vengono realizzate ad hoc per l'evento. Diciamo che oltre ai volontari, volevo farvi notare, soprattutto nella parte iniziale, poi quando ci saranno le zone di transizione, notare come ogni team abbia una piccola tenda che viene messa a disposizione degli organizzatori, e lì c'è tutto il materiale che poi viene ogni volta cambiato a seconda delle prove. Ecco, diciamo, c'è stato anche un grosso sforzo organizzativo, come vedi è tutto ben transennato, ben allestito, e questa è la zona di transizione con Nicole Canova e Giulia Gobber, stanno arrivando Sara Di Furia e Monica Casalini, sono tutti orientisti, anche Laura Scarbonati e Betti, come detto, che troviamo sempre anche durante tutto l'anno. Ricordo che questa challenge, diciamo così, fa parte di un calendario dell'Adventure Race Italia e comprende 7 prove. Abbiamo iniziato il 13 giugno in provincia di Lecco, poi questa è la seconda prova e si concluderà il 7 novembre nel Vicentino a Brendola. I concorrenti sono partiti, allora, come abbiamo visto, di corsa dal paese di Mera con quello che gli organizzatori hanno definito orienteering classico, ma lo abbiamo fatto anche noi. Poi si passa ad altre prove, tiro con l'arco, la calata dalla parete di roccia. Sul traguardo gli atleti arriveranno invece in sella ad una bicicletta, bici mountain bike, ruote artigliate, dunque sempre però utilizzando una bussola, no? Questo rimane comunque fondamentale. Qui vediamo ancora le tracce GPS per quanto riguarda questa prova, davvero strana anche per noi, no? Da commentare, Pietro, la sì prima volta che la vediamo, è la prima volta con la quale ci confrontiamo, ma è abbastanza particolare. Finora, diciamo, è stato tutto abbastanza classico, da qui in poi sì si va sulle novità. Esatto, adesso si entra in una parte più di trail, quindi anche una carta meno dettagliata, distanze molto più lunghe, e come vedi si sale in quota, sono diversi, sono due essenzialmente i percorsi, uno più lungo e uno poi più corto, quindi anche qua bisogna dire una cosa, che gli organizzatori sono stati costretti ad invertire quello che era il programma originariamente previsto, perché siccome questo sport occupa tutta una giornata, perché come vedremo c'è chi arriverà al traguardo dopo 10 ore, le previsioni meteo prevedevano
un peggioramento nel pomeriggio e quindi la calata, che era una delle ultime prove, è stata anticipata, ma anticipata per garantire la sicurezza dei concorrenti che, come vedi anche in questo caso, corrono e hanno lo zainetto e con il casco, perché ad esempio quando ci si scende dalle corde o si sale sulla bicicletta si deve avere il casco obbligatorio, così come le luci e così come un telefono cellulare con batteria carica, un fischietto per farsi sentire in caso di bisogno, una torcia e delle corde. Ecco, queste sono proprio il minimo indispensabile. Qua Andrea Villa e Sabina Galli, che se non sbaglio anche loro sono una coppia nella vita e vengono da Livigno. Sì, sì, abbiamo visto proprio le fasi di preparazione, tu ricordavi, no? Tutti gli accorgimenti che sono stati messi in campo da parte degli organizzatori, c'era proprio questa cura nel preparare gli zaini e c'era anche un controllo proprio, no? Del materiale, perché ovviamente la sicurezza è al centro anche di questa prova, tanto più che era una novità in assoluto, quindi andava ricontrollata anche 3 volte, non solo una volta. I team, come ricordavi tu, hanno un massimo di 10 ore per chiudere questa gara e i punti di controllo sono parecchi, insomma, fino a quando non si arriva sul traguardo in sella alla bicicletta. Siamo in Merlo, abbiamo detto, un paese del Primiero, sulla destra orografica del torrente Cismon, e siamo ad una quota che varia dai 700 metri e poi si sale fino anche verso i 2000 metri. Il nome di questo piccolo centro, che nel corso del tempo ha cambiato forma e ortografia, deriva dal latino Imus, il più basso paese del fondovalle, e infatti è proprio così. Qui due dei favoriti, come dicevamo prima, Jolic e Zimlikar, i due sloveni che stanno correndo, coppia mista, dicevamo, e gli organizzatori prediligevano proprio questo tipo di coppia, questo tipo di team. Assolutamente sì. Un'altra cosa da dire, abbiamo parlato di sicurezza, il concorrente o i concorrenti che non portano tutta la strumentazione di sicurezza, ad esempio c'è stato un caso di una coppia che è partita per la calata senza il casco, penalizzazione anche in questo caso in termini di tempo, quindi sono quei dettagli che fanno la differenza. Giustamente abbiamo visto, poi tanto per ricordarlo, ma è ovvio che è così, tutti con la mascherina, tutti ancora sono proprio nella fase prima della partenza, poi ovviamente in gara no, sarebbe certo impossibile visto anche lo sforzo fisico, ma insomma anche le procedure antipandemiche sono state sempre e comunque rispettate, questo è d'obbligo, e l'Orientini si è sempre schierato fin dall'inizio con tutto questo. Qui siamo proprio al momento transizione. Sì. Si va all'arrampicata, c'è il ritiro dei materiali, anche qui si passa quindi a corde, moschettoni, scarpette e scarponi col giusto grip e i caschetti, come ricordavi tu, fase del tutto nuova per chi tradizionalmente fa l'orienteering. È così, poi ognuno ha il suo stile, sono 17 metri qui nel vuoto e come vedi ognuno, c'è chi si cala in questo modo molto, diciamo così, pacato, c'è chi si cala facendo dei balzelli, quindi ognuno ha uno stile proprio. Poco fa abbiamo inquadrato Mario Ruggero e Chiara Magni, che sono stati ad esempio tra gli atleti a fare il tempo migliore nell'orienteering, quindi sono partiti molto bene, vedremo poi se reggeranno alla distanza. Sicuramente ci sono parti davvero molto molto dure per questo genere di prova, che cambia di molto, se vogliamo, no? Le carte in tavola rispetto alle classiche, alle canoniche gare di orienteering, che anche nel corso di questi ultimi anni, come si ricordava prima Pietro, vi abbiamo proposto anche proprio sulle frequenze di Rai Sport, no? Vi ricordo infatti che l'orienteering, grazie ad una collaborazione tra la federazione di riferimento, la RAI, viene ormai proposto da tempo sui canali dell'emittente di Stato, ed è anche quest'anno vanno in onda 6-7 puntate dedicate a questo sport molto diffuso soprattutto fra i giovani e nelle scuole, ma dicevamo qui veramente tutto innovativo, secondo me però una formula che una volta tarata potrebbe prendere piede. Sì, una formula che tra l'altro cambia, nel senso che non è sempre questo il format di gara, dipende anche da dove ci troviamo, nel senso che è uno sport che si adatta all'ambiente che trova. Ad esempio ci sono competizioni che vedono il canyoning, quindi si va con la canoa, oppure vengono inserite altre specialità, insomma dipende un po' da, come ti dicevo, da dove ci troviamo.
Sì, da dove ci troviamo vanno anche un po' tarate, no? Forse esatto. Le cose, le prove, tarata anche un po' la tempistica, ma sicuramente può essere una formula anche interessante che porta anche nuova linfa, no? A questo sì. Tipo di sport e anche avvicina magari giovani che amano molto stare all'aperto, fare sport outdoor. Sì, perché qua onestamente la componente fisica prevale rispetto a quella tecnica, mentre nell'orienteering è fortissimamente impattante. Ecco, guarda qua, questa tecnica che sembra un grillo. Dicevamo, mentre nell'orienteering incide moltissimo la parte tecnica di conoscenza della cartografia e quindi sapere interpretare una mappa, qua diciamo l'impatto è più limitato. Ecco qua i volontari che supportano poi i concorrenti. Comunque in questa gara, dove adesso ecco vedi Mario Ruggero è uno di quei veterani di questo sport, anche Laura Scaravonati, per esempio abbiamo Beppe Scotti, gente che ha partecipato anche a prove di Coppa del Mondo. Io ricordo personalmente qualche anno fa Laura Scaravonati ebbe un grosso problema in una gara nella foresta amazzonica e dovette ritirarsi e rischiò moltissimo per una mano e impiegò molto anche a una convalescenza molto lunga, ma poi dopo risolse tutto. Mi ricordo che disse anche mai più, ma la vediamo qua. È sempre in pista, insomma, in qualche modo, se così possiamo dire. Esatto. Tu sottolineavi l'aspetto tecnico dell'orienteering, ma è sicuramente anche uno sport a tutto tondo, no? Ricordiamo per esempio, così curiosità, ho visto che era anche sul sito della FISO proprio l'orientista finlandese Topi Raitanen, è giunto ottavo nei 3000 siepi alle Olimpiadi a Tokyo. Cioè questo fa comunque certo. Dell'orienteering uno sport a tutto tondo, no? Tra l'altro Raitanen è un atleta che nel suo palmarès vanta anche titolo mondiale juniores di orienteering, quindi insomma non è uno sprovveduto. Ottavo nei 3000 siepi alle Olimpiadi non è per niente male. No, non è per niente male, questo vuol dire che gli orientisti sono dei grandi atleti. Poi ci sono atleti che si dedicano anche a altre diciamo così, discipline, ci sono stati orientisti grandi maratoneti e poi invece ci sono quelli che si concentrano e diventano degli iper specializzati proprio di questa specialità. Qua abbiamo finito con la calata, ricordo che qua era obbligatorio avere il casco, l'imbrago, i moschettoni e poi un discensore a piastrina e i cordini. Ecco, questi sono un po' il kit obbligatorio, mentre poi si passerà nella mountain bike e lì ci sarà anche il kit un kit per sapere riparare la propria mountain bike. Giustamente, per non rimanere per strada, qui ancora le tracce GPS, intanto abbiamo visto si ricomincia a correre, ovviamente dopo la parte su roccia, la parte della calata, la parte più prettamente alpinistica, in uno degli scenari più belli delle Dolomiti e del Trentino sicuramente, quello del Primiero, una zona paesaggisticamente davvero molto affascinante. Qui si fa sentire anche la fatica, però. Sì, molta fatica. Prima abbiamo anche visto quella che è la chiesetta di San Silvestro, che poi, correggimi se sbaglio, tu che sei più trentino di me, è il patrono della Valle di Primiero ed è uno dei passaggi obbligatori. Qua un altro passaggio obbligatorio, fase di transizione, e si va a tirare con l'arco, grazie, come dicevamo, anche all'Associazione degli Arcieri di Primiero, e in questo caso ci sono in palio importanti abbuoni. Se prendi il giallo sono 8 minuti di abbuono, 6 per il rosso, 4 per il blu e 2 per il nero, niente per il bianco, ma sono segnati lì sopra. Il giorno precedente sono state effettuate delle prove e si sono accorti che questi atleti erano molto più bravi di quello che si pensava e allora sono stati abbassati gli abbuoni in palio. Comunque, se un team fa tutto corretto e centra sempre il giallo, sono 32 minuti in palio. Non sono pochi, assolutamente. Intanto è finita la parte di tiro con l'arco e si passa ora alla fase con la mountain bike, MTB orienteering, questo è già un po' più canonico, no? Un po' più sì. Tradizionale anche rispetto al passato. Le lanterne, lo abbiamo visto, sono posizionate un po' ovunque, bisogna andare a trovarsene, le cartine sono pronte su questa sorta di leggio posto ovviamente sul manubrio, si parte per la prova dunque con la mountain bike. Prova di mountain bike considerata piuttosto dura, come vedi i punti sono situati in località anche molto particolari, molto spettacolari. Oggi con questa gara di mountain bike si arriva e si sale fino a 1600 metri con cima Rinas.
E qui ancora controlli per vedere come affrontare il tracciato. Emanuele Gaio e Michele Gaio, team 65, che stanno affrontando a tutta, poi qui piazzo inzuffellato, e siamo in uno scenario, lo vedete, come ricordavo prima anche dalle immagini, davvero suggestivo, qui proprio la strada anche senza rischi, no? Per chi sì. affronta questo sport, e questo è anche importante, in mezzo a questi prati verdi, davvero molto suggestivo. Qui il problema è che come avevamo anticipato, le previsioni ci stanno azzeccando, c'è ancora un pochino di sole, ma si stanno avvicinando grossi nuvoloni neri, quindi è prevista una tempesta. Fabiano Bettega, Laura Scaravonati, che abbiamo visto e citato anche all'inizio di questa nostra sintesi, di questa lunghissima giornata dedicata al mountain bike come nuovo sport, dicevamo, no? Perché sono state introdotte tutte queste nuove discipline, come abbiamo visto, dall'arrampicata, dal tiro con l'arco, ora la mountain bike ovviamente, e qui ci stiamo sempre più avvicinando alla tempesta, come ricordava Pietro, ma anche alla fine, no? Di questa sì. giornata lunghissima, di questa fatica che davvero ha provato tutti i team, ricordiamo team al maschile, al femminile, ma moltissimi misti, no? Uomo, donna, e qui sì. ancora le tracce che ci danno e ci spiegano come si stanno muovendo in questo momento gli atleti in sella alle loro biciclette. Certo, come consuetudine poi nell'orienteering, tutte le coppie avevano un GPS e potevano essere seguite in tempo reale. Prima avevamo parlato della partenza brillante di Mario Ruggero, in realtà Mario Ruggero che è completamente esploso, nel senso che lui e Chiara Magni sono proprio crollati in classifica, in questo caso proprio per un calo fisico di Mario Ruggero, che pur essendo un atleta esperto è stato anche in nazionale di mountain bike orienteering, niente, evidentemente in questo momento non è così allenato. Abbiamo parlato anche delle discipline che compongono questa specialità particolare, a volte può essere inserita anche la carabina, ma siamo sul traguardo con Barbara Jolic e Jure Zamlikas, che stanno per arrivare e sono primi. E vediamo anche la pioggia, vediamo che il tempo effettivamente è cambiato, dopo oltre 6 ore e 25 primi, una fatica bestiale, 50 km, 2600 metri di dislivello, si è conclusa la prova con la coppia mista slovena che si è portata a casa il successo. Qui vediamo anche Gaio e Gaio, padre e figlio, padre, no? E figlio, esatto. I Mer, quindi giocavano locali. Davvero in casa, arrivati vicinissimi sul traguardo, il secondo posto delle coppie miste, due atleti del GS Pavione, Fabiano Bettega e Laura Scaravonati, che abbiamo già avuto modo, come ricordavo, di citare. Entrambi i bikers di alto livello hanno sofferto ovviamente la parte di corsa, soprattutto in discesa. Sì, hanno sofferto, loro sono oramai dei biker iper specializzati, e sai, il biker non sempre va bene in bicicletta, a piedi, scusa. Qua la vittoria di Galli e Villa, e questo invece è il percorso Adventure, dove hanno vinto, quindi la coppia che viene dall'est davanti a Bettega e Scaravonati, e poi la coppia Torgler Schweckenglofer. Sì, c'erano anche tanti stranieri non esatto. sempre facili da pronunciare. Per stilare le graduatorie definitive si è dovuto attendere la somma dei tempi, i bonus guadagnati, le detrazioni delle penalità di cui parlavi prima, insomma non è stato semplice neanche questo, no? Non è stato semplice per i giudici in questo caso. In questo caso la coppia che è arrivata prima sul traguardo della categoria elite è poi quella che ha vinto. E qui dunque il meritato momento delle premiazioni, un applauso sicuramente anche al GS Pavione che è riuscito ad organizzare una prima per quanto riguarda questo tipo di prova, questo tipo di gara, questo tipo di race, che non era sicuramente facile. Sono riusciti a portarla a casa nel migliore dei modi, nonostante un tempo che sul finale di gara ha provato ulteriormente tutti i concorrenti, però insomma sì. tutto è andato nel migliore dei modi. Il davvero. Tempo finale, vedo che i primi classificati hanno avuto un abbuono di 20 minuti con l'arco, i secondi di 28, hanno avuto un distacco molto importante, ma poi quella, diciamo così, la buona prova del tiro con l'arco li ha avvicinati parecchio.
Ed ora, prima di andare a chiudere questa nostra puntata con questa gara particolare di orienteering, le interviste ai protagonisti. From Slovenia, vengono dalla Slovenia per vincere qui in Primiero. Sì, in realtà non sappiamo ancora se abbiamo vinto, dobbiamo aspettare il responso della giuria tra poco. Yes or no in couple of minutes, I guess. Sì, comunque abbiamo finito la gara e ci siamo divertiti. Have fun and I think we did that quite well. So we are waiting the official results. In attesa del risultato ufficiale, ci spieghi chi era il capo in questa coppia? Beh, entrambi siamo i capi, lui nell'orienteering e lei invece mi motivava molto nella parte fisica. Motivating me uphill. Yeah. Avete una lunga esperienza in questo sport? Yes. Sì, sì, sì. Yeah, kind of. Abbastanza, like 10 anni. Years or so. Yeah. So. Congratulations. Thank you. È tutto, grazie Pietro. Grazie a voi, complimenti ai ragazzi del GS Pavione. Vedremo se questa gara entrerà a far parte magari anche di un circuito più importante, ad esempio, che ne so, europeo. E auguriamo in bocca al lupo agli organizzatori e complimenti a tutti i partecipanti. Grazie per la preziosa collaborazione tecnica, Luca Cardin. È tutto, rimanete con i programmi di Rai Sport.